Bentrovati a una nuova edizione del TG della Nuova Calabria. Oggi parleremo di varie notizie dal territorio calabrese, anche dalla provincia di Catanzaro. Parleremo del piano strutturale comunale presentato appunto dal comune di Catanzaro. Parleremo della problematica di una strada bloccata nella zona di Siano, poi di un convegno che si è tenuto questa mattina organizzato dai sindacati, poi c'è un servizio dedicato alla visita in Calabria, al soggiorno in Calabria dell'attore americano James Franco e poi chiuderemo con alcune notizie delle ultime ore. Ma partiamo subito con il servizio sulla presentazione del piano strutturale comunale di oggi, alla presenza del sindaco Nicola Fiorita, del vice sindaco Giusy Iemma e di Sergio Dinale, che è stato redattore di questo piano strutturale comunale, vediamo il servizio di Gabriele Rubino. Questa è sicuramente una giornata importante, la presentazione di questo preliminare di queste eccelle forze politiche della città è avvenuta qualche giorno fa. Oggi facciamo questo incontro pubblico alla presenza degli ordini professionali, delle associazioni, dei tecnici, degli stakeholders. È un preliminare, proprio come dice il termine stesso, quindi non è una bozza di PSC, ma è sicuramente il primo passo per l'adozione di un piano strutturale comunale. Allora, intanto mi preme fare una precisazione. Noi l'obiettivo che ci siamo dati è quello di dotare la città di un piano strutturale comunale, per cui ci siamo trovati di fronte a un bivio: o ripartire da quello che era stato già fatto, assimilando la parte comune e comunque la parte che condividevamo, o azzerare tutto e ricominciare da capo. È chiaro che l'opzione è stata la precedente, perché le linee guida, e mi riferisco per esempio al consumo di suolo zero, al ruolo direzionale di Germanetto, alla vocazione turistica del quartiere Marinaro, per esempio, sono linee guida che, se contestualizzate, hanno un valore nel disegnare la forma e la funzione della nostra città. Ci sono poi delle novità, queste novità riguardano elettivamente quello che è il piano strutturale, fin dal suo preliminare, attribuisce ai nuclei urbani, cioè un ruolo ed una identità ben definiti. Intanto noi passiamo dal PRG al piano strutturale comunale e questo passa attraverso, come abbiamo già anticipato, il preliminare di PSC. Non è soltanto un cambio di nome. Il piano regolatore generale, come dice il termine stesso, identifica regole e, se vogliamo, anche restrizioni di quello che è il governo dell'uso del suolo e dello sviluppo urbano. Il PSC, invece, il piano strutturale, ha una visione ben più ampia, nel senso che costruisce una struttura generale, la riempie di contenuti e la riempie di funzioni. Noi partiamo da quello che è il polo centrale, cioè il nucleo antico della città di Catanzaro, Catanzaro che può essere trasformata in città educante, città della cultura, città del gusto, città dell'artigianato tradizionale, e questo ne identifica chiaramente un ruolo. Dopo questa prima notizia sulla presentazione del piano strutturale comunale di Catanzaro, passiamo ad una problematica che da circa una settimana sta riguardando il quartiere Siano di Catanzaro, con la chiusura della strada, accanto alla Pineta, Pineta che è stata colpita, come sappiamo, da un rovinoso incendio nel 2021, e sono rimasti poi degli alberi pericolanti nella zona che con il vento delle ultime settimane rischiavano di cadere sulla strada di passaggio proprio dalla zona. Per questo la strada è stata chiusa circa una settimana fa, provocando non pochi disagi per i residenti, ma anche per le attività commerciali della zona. Il problema ancora non ha avuto una soluzione dal comune. Rassicurano che nei prossimi giorni si avranno delle novità. Intanto sappiamo che è stata indetta anche tramite Calabria Verde un avviso per affidare i lavori appunto del taglio degli alberi pericolanti, ma l'asta per questa gara sarà fatta l'11 di dicembre, quindi ancora ci vorranno un po' di giorni per arrivare a divenire a una soluzione per questa problematica. Intanto si attende che dal comune vengano date maggiori informazioni in merito. Andiamo alla terza notizia di questo nostro telegiornale odierno, riguarda l'incontro promosso questa mattina a Catanzaro da organizzazioni sindacali CGIL e INAIL, dedicato a tematiche attinenti appunto all'ambito del lavoro.
È un progetto che si è concluso con l'elaborazione di uno studio e di un vademecum che dà uno spaccato delle malattie professionali nel mondo sanitario, quindi nelle professioni sanitarie intese come assistenza sanitaria e assistenza sociale. È il risultato di un'indagine che è stata condotta su una campione di 420 lavoratori nell'ambito di 5 ospedali. Ci dicono che sostanzialmente c'è una informazione, formazione e prevenzione da diffondere, così diciamo come facciamo come INAIL nell'ambito di tutti i settori produttivi, perché la malattia professionale è una malattia lenta, subdola, e quindi va presidiata con comportamenti corretti e dispositivi di protezione nel corso di una intera carriera lavorativa. Prima cominciamo a formare, informare i lavoratori e renderli consapevoli, prima riusciamo ad evitare che alla fine di una carriera o nel corso di una carriera possano sviluppare queste patologie. Questi risultati, queste ricerche sono per noi importantissimi perché, come ha evidenziato la ricerca, mette in evidenza lo stato di salute nei punti, negli ospedali che siamo andati ad analizzare. Per noi questo è fondamentale, lo è sempre stato, ma tanto più oggi in un momento in cui il lavoro è cambiato, dove l'organizzazione del lavoro è cambiato, come viene messo in evidenza il personale nella sanità è sempre meno e quindi le esposizioni a rischi di malattia professionale sono sempre più evidenti. Quindi è importante avere questo quadro oggi per poi in una fase successiva intervenire per poter agire e per poter, dove ovviamente sarà possibile, mettere in campo l'azione di tutela che come patronato, come Inca CGL facciamo, e cioè far sì che quel lavoratore maggiormente esposto e che oggi ha sul proprio fisico dei rischi che ha subito nel proprio fisico dati dalla propria attività lavorativa, verrà seguito dal nostro medico dell'Inca CGL, che valuterà la sua posizione e quindi si avvierà il percorso e la richiesta di malattia professionale verso l'INAIL, perché il riconoscimento, come sta venendo fuori oggi da questo convegno, è che riconoscere una malattia professionale rispetto a un infortunio che è un evento traumatico ed immediato, la malattia professionale l'andiamo a riconoscere nel tempo, quindi è un qualcosa di più subdolo, ma noi a partire da queste ricerche che facciamo sia a livello in questo caso di Calabria regionale, ma anche a livello nazionale in un confronto continuo con le lavoratrici e con i lavoratori, con gli RSU, le RSU e le RLS, è proprio quello di mettere in evidenza i danni che una lavoratrice, il lavoratore subisce a causa del proprio lavoro. L'attore americano James Franco è in Calabria, in soggiorno in Calabria, anche nell'ottica della realizzazione di un nuovo film al quale sta lavorando. È stato fotografato e ripreso un po' in giro per la nostra regione ed è stato anche in Sila a godere appunto dell'aria pulita di questa zona turistica della Calabria. Ascoltiamo il servizio di Filippo Coppoletta. Seduto comodo su una sedia in legno, si rilassa in una pausa tra un ciak e l'altro su una veranda di una villetta immersa nel cuore del Parco Nazionale della Sila Catanzarese. Potrebbe essere chiunque, ed invece il protagonista di questo insolito scatto è la star del cinema americano James Franco. Due Golden Globe, un Emmy ed una candidatura agli Oscar, l'attore statunitense ha salutato questa mattina il villaggio mancuso dove ha soggiornato e girato per le riprese del film Hey Joe, la pellicola diretta dal regista Claudio Giovannesi, di cui è il protagonista nel ruolo del veterano Dan Barry, alla ricerca del figlio abbandonato in Italia nel dopoguerra. Alcune scene del film sono state girate proprio in questi giorni in Calabria tra i boschi della Sila e i suggestivi scenari marittimi di Pizzo Calabro, che hanno offerto alla produzione spettacolari paesaggi e scorci naturalistici che fanno della nostra regione un autentico set a cielo aperto. Le riprese calabresi, durate 2 settimane, si concluderanno entro il 10 dicembre. In questi ultimi giorni la troupe ha stazionato tra i maestosi pini del Parco della Sila, in particolare negli incantevoli luoghi in cui sorge lo storico Albergo delle Fate, i cui proprietari hanno concesso l'utilizzo di una villetta adiacente per registrare alcune scene del film. L'intera zona è stata invasa da oggetti di scena ed auto d'epoca volte a ricreare un ambiente più simile possibile al 1971, anno in cui si delinea la storia. Attori e sceneggiatori hanno fortemente apprezzato i paesaggi calabresi, estasiati dalle bellezze della Sila. Ne conserveremo un ricordo bellissimo, ha commentato la troupe, salutando il territorio catanzarese.
Veniamo alle ultime notizie del telegiornale di oggi. Cominciano a delineare i contorni di quelli che saranno i capodanni da festeggiare in Calabria, nelle principali città della Calabria, e cominciano a uscire fuori i nomi confermati degli artisti che animeranno le città della nostra regione per l'occasione. A Cosenza è stato confermato il concerto dell'artista Giorgia, con la quale il comune avrebbe siglato il contratto. A Corigliano Rossano circolava ormai già da diversi giorni il nome di Max Pezzali. Crotone vedrà invece il capodanno Rai, che è stato già annunciato da tempo. Catanzaro invece seguirà, anche se il nome non è stato ancora annunciato, scelto ufficialmente, la linea di un rapper che dovrà seguire un po' il programma dell'anno scorso della città di Catanzaro, che vuole, secondo quanto riferiscono dal comune, raggiungere un po' tutti i target di cittadini, quindi dai più giovani ai più grandi, dedicando uno spettacolo interessante che possa coinvolgere la cittadinanza. L'ufficialità del nome potrà esserci soltanto nei prossimi giorni, perché ancora nulla è stato definito. Notizia breve di chiusura di questa nostra edizione riguarda, arrivata poche ore fa, le dimissioni del coordinatore regionale di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori. Vi ringraziamo per aver seguito questa edizione del telegiornale della Nuova Calabria e vi invitiamo a leggere il nostro giornale sul sito lanuovacalabria.it, a seguirci su Facebook, su Instagram e sul nostro canale WhatsApp. Arrivederci.